Vidal ruba palla, arriva in zona. Vai Vidal, tira! Tirate Cristo! Ancora Vidal fuori da Brozovic, Brozovic tira! Sempre De Frey, quello che dovrebbe fare l'Inter. Da seduti, alzare un pochino il ritmo, perché con tanti giocatori 8-9 per volta a difendersi, se non alzi il ritmo poi ritrovi i piedi chiusi, c'è sempre bisogno di un break. Break lo fa Brozovic, che va da Barella, si gira dalla larga, larga. Aspetta Lautaro Martinez, apre per Di Marco, tutti a chiedere un cross al centro, il cross arriva per Darmian che lascia a Dzeko, controlla su due avversari, arriva ancora Darmian, poi Lautaro da Toro, palo, porca puttana, il schifosa lurida che combatte, ma non riesce ad porca troia, allontana il lussemburghese, neanche fortunato Lautaro in Champions League storicamente, tanti pali, tante traverse, mamma mia, ma che sfiga di merda, ma chi è che il Monaco che batte la porta e che chiude urlando, porca puttana, puttana il palo. La giocata in area di rigore, demonio, favorisce lui né Dzeko, e allora Bastoni può ricominciare. Ancora la De Frey, Simone che chiama Edin, Edin urla Inzaghi, guardalo largo Di Marco, Cristo è sempre solo, però la palla rimane ferma, i giocatori hanno, così difficile Di Marco. Bastoni per De Frey, non c'è neanche quel minuto perché gli arbitri tedeschi non amano allungare i 90 minuti, meno che mai i 45, e quindi le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di Sheriff Tiraspol 0, risultato che per il momento fa felicissimi i moldavi, molto meno. Simone Inzaghi, Super Spot. Porca puttana, dovevamo essere minimo 3-0, minimo. Scontrati in due, Vidal, coglioni. Ancora una volta Vidal ruba palla, arriva in zona. Vai Vidal, tira! Tirate Cristo! Ancora Vidal fuori da Brozovic, Brozovic tira! Col destro Brozovic. Sì! Brozo! La mette! E tirate! Tirate! E che cazzo! Brozo! Brozo! Che la linea difensiva si è fatta trovare scoperta, Ricky. Perché guarda la porca la puttana che va quasi a metà campo a perdere palla, è buttato Barella, guardate Barella oh. Gliel'ha buttata proprio lì, e la faccia di Barella che si è messa a ridere. Guarda il coccodrillone, dai il coccodrillone, e l'ha sbloccata, dai! Una finta sola, ne ha mandati due. Dai, non è per chiudiamola, chiudiamola. Basta una disattenzione. Calcio d'angolo. Sì! Scrinia! Sì! E l'abbiamo chiusa. Fa gol Milan Skriniar, ma va sulla risposta Emilo, sulla respinta, rivediamo la conclusione sia di al colpo di testa di De Frey, doppia parata del portiere su Skriniar. Poteva far meglio anche sulla prima conclusione, perché guarda a terra, porca troia, lo stava pure sbagliando. La prima con la mano, la seconda con la coscia, alla fine è 2-0 Inter con Milan Skriniar. Milo festeggia il gol del raddoppio e che festeggia come Brozovic il primo gol in Champions League, e che adesso dà una certa tranquillità, non troppo tranquillità, Cosare. Poi ti dico anche che guarda il Nino, guarda il Nino che è partito, è partito il Nino, sicuramente tra questi. Vai Nino appena entrato sì Nino, proprio lui. Il Nino!
proprio lui e la chiudiamo qui all'81esimo. Appena entrato, guarda che faccino, qui ha fatto una cagata clamorosa il difensore, pum, steccata sul primo palo e sono tre. Davvero una meraviglia di Alexis. Porca troia, fucilata neanche sul primo palo, proprio a momenti prende in faccia il portiere che si sposta. Alzare il braccio perché gli passa sopra la testa, dai cazzo, l'avevi chiamato Albi, l'avevi chiamato Nino Maraviglia. Ma non l'avevi detto Correa? Invece in Champions aveva già segnato il suo gol numero 13 in 61 partite. Chi è che aveva detto Correa? Non facciamogli fare il gol, voglio il clean sheet. Voglio il clean sheet. Battil batte la punizione ad Amadraoré, colpisce di testa e segna per lo Sheriff nel finale il gol 1-3. La partita, ma che fa sicuramente arrabbiare l'Inter. Sì, perché devi essere concentrato fino alla fine, anche se è giustificabile il fatto che sia 3-0 e manca pochissimo. Scusate, però qua l'impressione è che Skriniar lo perda completamente. Guarda, gli salta un metro dietro. Ovviamente la vista laser non può mai mancare. Guarda, oh. Questo è un grande gol. Questo è un grande gol. È bello che avete fatto il Titanic quando la palla stava per entrare. Colpevole. Sheriff 1 Inter 3, il finale a Tiraspol, anche se ha provato Castagneda a farlo diventare 2-3 cercando il tiro della domenica. Porca puttana, ma perché non sto zitto? Giudizio su prima volta dopo 4 giornate è tra le prime due della classifica, alle spalle del Real Madrid che ne ha 9, davanti allo Sheriff che ne ha 6. È molto sopra lo Shakhtar che ne ha uno, prossimo avversario dell'Inter nel quinto turno del gruppo D. Vince 3-1 l'Inter, tu vince devi con i stare gol zitto. Di Brozovic e di Skriniar, la ciliegina di Alexis Sanchez nel finale. E comunque con la guffata finale la portiamo a casa, in scioltezza, in scioltezza. Ciao Zambo, oh, ma sei riuscita a vederla Zambo? Che mi hai fatto preoccupare. Sei riuscita a vederla alla fine? Adesso aspettiamo, vediamo se ci sono dichiarazioni. No, no, tuffarsi Andanovic, figurati. C'è la vista laser. Grazie, grazie per essere stati in mia compagnia per 5 ore e 20. Abbiamo visto la partita del Real e abbiamo seguito anche il pareggio del Milan. Ci vediamo domani tardo pomeriggio per le pagelle, per magari guardare anche altre, se ci sono altri video interessanti, e analizziamo questa serata di Champions e ci tuffiamo ufficialmente in clima derby. Grazie mille ragazzi, un saluto. Buonanotte a tutti.